Il mondo della scuola è avvelenato ormai da un precariato che dura anni. Sembrava che qualcosa potesse muoversi con questi insegnanti diplomati abilitati assunti con riserva. Invece che cosa è successo con la sentenza del Consiglio di Stato del 15 novembre scorso? Sì, questa sentenza del Consiglio di Stato purtroppo ha delle conseguenze gravissime, perché circa 45.000 persone rimarranno a casa senza posto di lavoro, nonostante lavorino nella scuola da diversi anni. Ci sono persone che sono da 10, 15, 20 anni precarie e relegate nelle graduatorie d'istituto, invece di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Graduatorie d'istituto significa che potevano fare solo supplenze, corretto? Esatto, potevano fare solo supplenze senza riuscire mai ad arrivare al posto di ruolo. E questo nonostante nel 1998 il Presidente della Repubblica Scalfaro con un decreto abbia riconosciuto il valore abilitante del diploma, è corretto? Esatto, il nostro diploma è sempre stato abilitante, purtroppo non ci è stato riconosciuto all'epoca e solo nel 2014 con varie sentenze, quindi con ricorsi su ricorsi, ci hanno riconosciuto questo titolo, ma oltre al danno la beffa, perché non siamo riusciti ad entrare in queste famose graduatorie ad esaurimento perché erano blindate. Così siamo finite nelle seconde fasce di istituto, vedendo ben lontano il nostro posto fisso. E poi siete stati assunti di ruolo con riserva. Con quale legge? Con la buona scuola? Con la legge della buona scuola siamo state assunte con riserva e con la postilla che in caso di esito negativo della plenaria avremmo perso il posto. Sempre nel 2014 la Corte Europea aveva multato l'Italia per reiterazioni di contratti, perché oltre 36 mesi di servizio bisogna essere assunti a tempo indeterminato. Invece, se noi dovessimo perdere adesso il ruolo o comunque non essere all'interno delle graduatorie ad esaurimento, non potremo più fare oltre 36 mesi di servizio, ma rimarremo definitivamente a casa. Un provvedimento questo che non colpisce soltanto i lavoratori ma anche le famiglie. Di quale fascia di età stiamo parlando per i bambini? E per i bambini parliamo di una fascia d'età che va dai 3 ai 10 anni, perché i posti di cui stiamo parlando sono insegnanti di scuola primaria e di scuola dell'infanzia. I genitori comunque sono con noi, ci appoggiano appieno e verranno a manifestare con noi l'8 gennaio in piazza e davanti al provveditorato. L'8 gennaio ci sarà lo sciopero nazionale, che cosa chiedete? Allora, noi chiediamo che praticamente tutti gli insegnanti col diploma magistrale conseguito entro il 2001-2002 vengano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e chi invece ha già il posto di ruolo e ha già conseguito, sta per conseguire l'anno di prova, mantenga il proprio posto. Non scenderemo assolutamente a compromessi, non faremo ulteriori corsi o concorsi riservati, assolutamente. È il nostro diritto e noi vogliamo solo quello che ci spetta.